Allora, mister, avete provato a resistere, poi alla fine è venuto questo calcio di rigore, ci aveva fatto un po', diciamo, la boccuccia i tempi supplementari, però ci speravano di arrivare. Ma sicuramente sì, i ragazzi hanno fatto una buona partita, abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni, come l'ha avuto il Palermo, e purtroppo non siamo riusciti a sfruttarle nel migliore dei modi, e Palermo poi ha spinto tanto, si è creato qualche difficoltà, e è chiaro che andare sotto i 10 minuti alla fine, poi abbiamo fatto fatica un po' a reagire. Squadre che in 180 minuti in fondo hanno prodotto un solo gol per giunta sul calcio piazzato, un segno che si sono equivalse poi alla fine in questo doppio confronto, diciamo, campionato-coppa. Sì, anche se devo dire onestamente che mi sembrano due risultati strani per le partite che sono state, perché sia domenica a Verona sia oggi le occasioni, entrambe le formazioni sono riuscite a crearsele, però il calcio è così, insomma, bisogna buttarla dentro, e sia noi che Palermo abbiamo fatto un po' fatica in queste due partite, pur secondo me giocando prestazioni positive. Uno sguardo al futuro, domenica vi toccherà un'altra siciliana. Sì, domenica però è un'altra cosa, insomma la Coppa Italia l'abbiamo affrontata con le giuste motivazioni, però il nostro obiettivo, la nostra priorità assolutamente è il campionato, perché per le fortune di tutti noi e della nostra società, insomma, mantenere la categoria è l'obiettivo principale. Domenica si riparte col girone di ritorno, e abbiamo lavorato tanto, abbiamo messo una discreta classifica, ma sappiamo che dobbiamo faticare ancora tantissimo già a partire da domenica contro un avversario molto motivato e determinato che ha dei buoni valori, però noi sappiamo interpretare bene le partite e sicuramente scenderemo a Catania con grandi convinzioni. Grazie, mister.